Trovare la soluzione generale della seguente equazione differenziale del terzo ordine, y terzo più y primo, uguale tangente x che moltiplica la secante di x. Anche questo è un esercizio tratto dal testo intitolato Esercizi e problemi di analisi matematica di Boris Demidovic, l'autore, noto testo consigliato in molte parti, in molti atenei italiani e editori riuniti. La casa editrice sono gli editori riuniti. Risolviamo, come avete visto dal titolo, questa equazione del terzo ordine col metodo del nucleo risolvente di Cauchy. Interessante il terzo ordine perché non abbiamo ancora visto come si utilizza il metodo del nucleo risolvente di Cauchy con equazioni differenziali lineari non omogenee del terzo ordine, che però presentano come termine noto non un f di x del tipo e alla beta x che moltiplica p di x cos di gamma x più q di x sen di gamma x, ma abbiamo un tangente x cateto di x. Poi scriveremo come sen x fratto cos x per 1 fratto cos x. Dunque direi, prima cosa, come al solito, la prima parte rimane sempre la stessa. Risolviamo, troviamo la soluzione generale dell'omogenea associata ponendo y uguale, ad esempio, e elevato lambda di x con lambda costante reale che dobbiamo determinare, derivando 3 volte la y, quindi y' è lambda e lambda x, y secondo è lambda quadro e lambda x, y terzo è lambda cubo e lambda x, otteniamo che l'equazione caratteristica assume la seguente espressione, lambda al cubo più lambda uguale 0, avendo diviso per e alla lambda x entrambi i membri dell'equazione. Raccogliamo nel membro di sinistra fattore comune lambda, otteniamo lambda che moltiplica lambda al quadrato più 1. Per la legge di annullamento del prodotto otteniamo che lambda con 1 è uguale a 0, a cui corrisponde un y con 1 di x, un'integrale particolare del tipo 1, e alla 0 per x sarebbe 1, e alla 0 1. Occhio che poi sappiamo lambda quadro più 1 ammette le soluzioni complesse e coniugate del tipo più o meno i, quando lambda 2 è pari a i, y con 2 di x è pari a, sappiamo, a cos x, perché sarebbe un e elevato, la parte reale per x è alla 0 per x che è 1, per il coseno di gamma x della parte immaginaria per x, parte immaginaria 1, coseno di x. Quando invece il coniugato lambda 3 è meno i, y con 3 di x, ricordiamo essere seno di x per la formula di Euler. Vi ricordo che ho ottenuto lambda uguale più o meno i scrivendo lambda quadro uguale meno 1, da cui lambda 1 2 uguale più o meno radice quadrata di meno 1, da cui più o meno radice di i al quadrato, e quindi più o meno i. Questi tre integrali particolari, y con 1 di x, y con 2 di x, y con 3 di x, sono integrali linearmente indipendenti, messi nel Wronskiano, cioè ci portano a un Wronskiano sicuramente non nullo, diverso da zero, combinando linearmente, ricordando che la soluzione generale dell'omogenea associata assume la seguente espressione, y di x segnato, sappiamo essere pari a c con 1, y con 1 di x, più c con 2, y con 2 di x, più c con 3, y con 3 di x, dove c con 1, c con 2, c con 3 sono tre costanti reali. Possiamo scrivere quindi che y di x sarà c con 1 più c con 2 cos x più c con 3 sen x, con c con 1, c con 2, c con 3 appartenenti reali. Il problema a questo punto nasce dal fatto che a questa y di x segnata ci dobbiamo sommare l'integrale particolare y con 0 di x, che di solito siamo abituati a trovare in maniera diretta senza ricorrere a quadrature, visto che f di x a destra è del tipo, ve l'ho già detto, e alla beta x, p di x cos di gamma x più q di x sen di gamma x. Qui non abbiamo né esponenziali, non abbiamo sicuramente seno di gamma x e cos di gamma x, abbiamo un tangente x per secante di x. F di x della parte termine 9, f di x è sen x su cos x per la seconda relazione fondamentale della geometria. Per la quarta relazione fondamentale della geometria ricordiamo che secante di x è 1 su cos x, 1 su cos x per sen x su cos x sarà sen x su cos quadro x. Assolutamente non stiamo parlando dell'f di x di tipo canonico ad hoc. Pertanto possiamo applicare il metodo cosiddetto del nucleo risolvente di Cauchy, che vi ricordo ci consente, calcolando, risolvendo un'integrale, è un rapporto tra due determinanti, in questo caso 3x3, perché parliamo di un'equazione differenziale del terzo ordine, e l'integrale tra x con 0 e x del nucleo risolvente, vi ricordo che k di x t, così lo indichiamo, per la f di t in dt. In pratica dobbiamo determinare il nucleo risolvente. X con 0 è un qualsiasi punto appartenente all'insieme di definizione dell'f di x, e si può assolutamente prendere come x con 0 il valore 0, visto che ovviamente
dovremmo porre in entrambi i casi diverso da 0 il denominatore, che in entrambi i casi è coseno di x, quindi x diverso da pi greco mezzi più k pi greco 0, quindi lo possiamo includere. Dunque il numero risolvente k di x di, vi ricordo, è il rapporto fra due determinanti, in questo caso 3 per 3, perché parliamo di un'equazione differenziale lineare non omogenea con certi costanti del terzo ordine. Nella prima riga, ve lo ricordo, ci vanno i tre integrali particolari, y con 1 di t, y con 2 di t, y con 3 di t. Quindi 1 cos t, senti, nella seconda riga ci vanno le loro derivate, quindi y con 1 primo di t, y con 2 primo di t e y con 3 primo di t, quindi 0 meno sen t e cos t. Vi ricordo che la derivata di cos t è meno sen t, la derivata di sen t è cos t. Nella terza riga invece del determinante che sta al numeratore ci vanno y con 1 di x, y con 2 di x e y con 3 di x, quindi 1 cos x e sen x. Nella prima riga invece del determinante che sta al denominatore ci vanno y con 1 di t, y con 2 di t e y con 3 di t. Quindi la prima riga è uguale, la prima riga del determinante al denominatore è la stessa del determinante di quella del determinante al numeratore. Qui ci vanno le derivate, quindi come la seconda riga del determinante al numeratore, ma nella terza riga, a differenza della terza riga del determinante al numeratore, nella terza riga del determinante al denominatore ci vanno ancora le derivate di queste. Quindi 0, derivata di meno sen t è meno cos t, derivata di cos t è meno sen t. Dunque, al numeratore applichiamo la regola di Sarrus per risolvere come determinante 3x3. Qui conviene applicare la prima regola di Laplace, primo teorema di Laplace, scegliendo come, ad esempio, scegliendo la prima colonna, quindi visto che abbiamo nella prima colonna due zeri su 3. Allora abbiamo che per Sarrus, prodotto degli elementi della diagonale principale, abbiamo un meno sen x, sen t, poi abbiamo cos t per cos t è un cos quadro t, per 1 è un più cos quadro t. Dall'altra parte 0 per cos x è 0, per sen t è 0. Meno della regola il prodotto degli elementi della diagonale secondaria. Abbiamo un meno 1 per sen t è un meno sen quadro t, col meno della regola è un più sen quadro t. E infine 0 per cos t per sen x è un 0, cos x per cos t per 1 è un cos x per cos t. L'ultimo addendo è un più cos x per il coseno di t. Notiamo che applicando Laplace, quindi eliminando la colonna e la riga occupate dall'1, ci rimane come minore questo minore 2 per 2, meno sen t cos t, meno cos t, meno sen t. Meno sen t per meno sen t è un sen quadro t, meno per meno più della regola cos t per cos t è un cos quadro t. Per ben due volte abbiamo da applicare la prima relazione fondamentale della econometria, secondo cui cos quadro t più sen quadro t è 1. Quindi in definitiva il numero risolvente ci è venuto sen x, chiedo scusa, meno sen x sen t più cos x cos t più 1 più cos quadro t più sen quadro t. Conseguentemente lo mettiamo lì. Abbiamo quindi meno sen x sen t più cos x cos t più 1, che è k di x t, che moltiplica f di t di t, che moltiplica cioè un tangente t secante di t, lo scriviamo come sen t fratto cos quadro t, tutto in dt. Dobbiamo risolvere questa integrale qua. Direi di moltiplicare sen t fratto cos quadro t rispettivamente per meno sen x sen t per più cos x cos t e per più 1, ottenendo in pratica la somma di tre integrali definiti. Vedrete che sono facili. Quindi risolviamo così. Ricordatevi che probabilmente voi siete più abituati a risolvere col metodo col metodo della variazione delle costanti arbitrarie di Lagrange, ma questo metodo qua io lo preferisco, l'ho già detto. Ovvero il metodo del nucleo risolvente di Cauchy è preferibile rispetto alla Lagrange perché facciamo un'integrale e non se ne parla più. Qui, questo sono tre integrali. Allora, intanto porto fuori meno sen x dal seno integrale e scrivo integrale tra 0 e x di sen quadro t fratto cos quadro t tutto in dt, perché
Sentì, per sentire, se guardo ti, fatto con T, poi ho un più cos x che posso fu che porto fuori, posso portare fuori anche questo, la serie integrale, integrale tra 0 e x di cos t per sentì su cos quadro t, si semplificano cos t e cos quadro, abbiamo un sentì fratto cos t, che poi è un tangente di t, integrale immediato, in dt, infine più integrale tra 0 e x di sentì fratto il quadrato di cos t. Anche questo, non so se siete accorti, è un integrale immediato. Abbiamo due integrali immediati su tre, il primo va risolto scrivendo. Intanto direi di scrivere nel primo, applicando sempre la prima relazione fondamentale della geometria, direi di scrivere sen quadro t come 1 meno cos quadro t. Cioè direi di scrivere questo come, anziché scrivere sen quadro t, vedete questo come 1 meno cos quadro t, è la stessa cosa. A questo punto, applicando la solita proprietà distributiva, secondo cui basta dividere in due la frazione, otteniamo un meno sen x integrale tra 0 e x di 1 su cos quadro t, che è probabilmente l'integrale quello più complicato da risolvere. Meno cos quadro t fatto cos quadro t è meno 1, per meno sen x è un più sen x integrale tra 0x sicuramente di dt. Qua possiamo già risolvere, vi ricordo che la derivata di guardavo se è tutto corretto, sì, dunque c'è un errore, però c'è un errore perché nel calcolo del nucleo risolvente, in particolare del, allora, sotto il sen quadro di cos quadro è 1, va bene, vi descrivo i determinanti 3x3 perché qua c'è un meno. Vi spiego subito perché c'è un meno qua. C'è un meno perché quando vi descrivo le tre righe, 1, 1 cos t sen t, per fortuna me ne sono accorto, sicuramente mi avete già. I più attenti mi avranno già scritto nel post sotto, ma ragazzi me ne sono accorto, perché comunque l'avevo già fatto l'esercizio, quindi questa volta probabilmente non me ne sarei accorto altrimenti. Allora, questo era questo determinante 3x3 che vi ricordo ho risolto con Sarus. Quando sono passato dall'altra parte, quindi ho fatto meno per meno più sen quadro t e ho fatto poi cos x per cos t per 1, ci devo mettere il meno davanti, che è dall'altra parte, quindi è meno cos x cos t per 1, meno cos x cos t. Quindi c'è un meno davanti, questo cos x. Vi chiedo scusa per l'errore, ma per fortuna me ne sono accorto. Quindi quello è un meno. Detto questo, comunque c'è qualcuno attento, una volta uno mi ha scritto, apprezzo e lodevole il tuo impegno, ma ho riscontrato un errore, ma qualcuno molto attento comunque si accorge degli errori che faccio ogni tanto. Non ce ne sono tanti, però ogni tanto li faccio. Dunque qua conviene fare, mettere più e mettere meno qua, visto che la derivata di cos t è proprio meno sen t. Quindi questo lo posso scrivere come più, direttamente cos x, logaritmo naturale di coseno di t, che posso comprendere tra 0 e x. Così come anche questo, vi ricordo che l'integrale di 1 fratto f di t al quadrato per f' di t in dt è meno 1 fratto f di t più c. La derivata, attenzione, di cos t è meno sen t, ma anche un meno, quindi questo sarà un più 1 su coseno di t che comprendo tra 0 e x, che sarebbe meno mancante per il meno della primitiva, sarebbe 1 più 1 su cos t tra 0 e x. Rimane da risolvere l'integrale di 1 su cos quadro t, che risolverei senza preoccuparmi più di tanto attraverso l'utilizzo delle formule parametriche, ricordandomi che tra le soluzioni trigonometriche, che sono di tre tipi, ce n'è una che mi consente di porre tangente x uguale a y, in questo caso tangente di t uguale a y, nel caso in cui ho una funzione con dentro cos quadro, sen quadro, sen t cos t. Quindi pongo tangente di t uguale ad y e in particolare vi ricordo dalle formule che cos quadro di t è 1 fratto 1 più y quadro e il dt è dy fratto 1 più y quadro. Vi invito a guardarle nella playlist e guardate le integrali indefinite. Quindi abbiamo che questo diventa meno sen x integrale tra 0 e la tangente di x, perché quando t è 0, tangente di 0 y non è 0,
quando t è x, y è tangente di x, ho cambiato anche gli estremi, diventa, vedete che in pratica diventa integrale di 1 fratto cos quadro di t in dt, utilizzando queste formule parametriche di questa istituzione, in pratica diventa integrale di y, perché diventa integrale di t, che è 1 fratto 1 più y quadro, fratto integrale di cos quadro, che è sempre 1 fratto 1 più y quadro, in dy se ne vanno 1 più y quadro, 1 più y quadro, rimane integrale di y, che è y, quindi quello rimane integrale tra 0 tangente x di dy, possiamo scrivere così, l'integrale tra 0 e x dt è x meno 0, quindi è x, quindi quello diventa un più x in x, già lo possiamo risolvere, così come qui applichiamo per due volte il teorema fondamentale del calcolo integrale. La seconda parte è log del modulo di coseno di 0, log del modulo di 1 e log di 1 che è 0, 0 per cos x è 0, la prima parte è un cos x logaritmo naturale del modulo di coseno di x più semplicemente 1 fratto cos x meno 1, che sarebbe 1 su cos x meno 1 su coseno di 0, che sarebbe 1 fatto 1 meno 1. Rimane quello, infatti che abbiamo trovato che l'espressione di y coseno di x, visto che mi accorgo che avanza questa costante meno 1 tra le soluzioni, cosa faccio? Posso indicare come c1 anziché con c1, ma come c1 segnato, in modo tale da poi porre c1 segnato meno 1 pari a c1, per rendere più compatta la mia soluzione generale finale. E quindi, applicando qui la fondamentale, l'integrale tra 0 tangente x di y e tangente x meno 0, quindi abbiamo 1 uguale. Anzi, scriviamo y con 0 di x, pertanto vale. Allora, questo vale, tangente x per meno sen x è un meno sen quadro x su, lasciamolo così, meno sen x, tangente x, rimettiamolo in secante tangente, così ce l'avrà nel testo, più x in x, più cos in x, il logaritmo naturale del modulo di cos x più secante di x, che sappiamo essere 1 su cos x meno 1, sommando y coseno di x e y segnato di x, e tenendo conto che c1 segnato meno 1 lo possiamo porre a c1 pari a c1, visto che c1 segnato e c1 sono entrambe costanti reali qualunque, possiamo scrivere pertanto l'espressione finale dell'integrale generale, che è questa y di x, ricordo, somma di y di x segnato più y coseno di x sarà c1 più c con 2 cos x più c con 3 sin x meno sin x tangente x più x in x, si potrebbe raccogliere fatto comune un sin x qui, qui e qui, ma anche no, più cos x logaritmo del modulo ancora di cos x più la secante di x, il meno 1 è stato mangiato insieme alla costante c con 1 segnato. Eccolo qua, l'integrale generale.